Questa volta parleremo di vendita, perché se non vendi, non installi. Ma come si fa a vendere sicurezza in uno scenario come questo, che è stato ridefinito dall'incertezza prima della pandemia, ma c'è la guerra, chissà che altro succederà? Allora, la risposta è che occorre conquistare la fiducia del cliente, anche perché l'installatore di sicurezza è una figura fiduciaria. Ma come si fa? Serve empatia, perché l'installatore deve creare un rapporto, cioè come si fa a costruire fiducia, a sviluppare empatia all'interno di un processo di vendita? Perché un conto è essere empatici quando stai chiacchierando, un conto è con l'intento anche di vendere. Ce lo spiega il grande, grandissimo Fabrizio Badiali, formatore, docente di Ethos Academy, in una modalità formativa che coniuga apprendimento, divertimento, no? Si sa che i momenti in cui abbiamo imparato di più a scuola sono quelli in cui ci facevamo delle grasse risate. Perfetto, grazie Ilaria. Allora, io qui ho messo una slide che inizia così, sembra un po' strano, dove c'è scritto, c'è l'immagine di un signore che sposta degli scatoloni e poi c'è scritto non facciamo traslochi, ma. Allora, un piccolo aneddoto. Anni fa fui chiamato, ora io sono, vi sto parlando da Bologna, fui chiamato da un imprenditore di una cooperativa di facchinaggio, non diciamo il nome, il quale si presentò e mi disse, guardi, lei che di mestiere sa parlare, mentre io invece ho lasciato la terza elementare per andare a lavorare perché non potevamo permetterci gli studi, però ero diventato imprenditore negli anni, avrei bisogno, e adesso incomincio a dirlo un po' come parlava lui, col dialetto un po' bolognese, che quando i marocchini, che è un detto tipico bolognese, i marocchini sarebbero tutti quelli che non sono bolognesi, gli stranieri, vanno dal cliente per fare un trasloco, ma devono capire che se hanno fumato la sigaretta, ma c'hanno la fiatella che puzza. Poi, se hanno una jabbing gum, non devono ciancicare con la bocca aperta, perché sa, oggi non ci siamo mica solo noi più sulla piazza di Bologna. Io direi che questo signore meriterebbe una laurea ad honorem, ma la cosa più importante, questo era il prologo, era per creare un po' di climax. La cosa realmente più importante, sono passati più di 22 anni e mi è entrata nel cuore e vi assicuro che quello che sto per dirvi non è il segreto, perché oggi tutti sono depositari del sapere ultimo e tutti hanno i segreti della vendita. No, è quando lui mi ha detto: posso farle vedere il mio sito internet? Ah, dico molto volentieri. Era una pagina statica. Adesso io lavoro nella comunicazione, non sono un esperto di web marketing, però diciamo che venendo un po' dal teatro, dalla fotografia, ho un occhio attento. Allora, potrei dirvi, pur non essendo un esperto web, che quella pagina statica era esattamente il contrario di qualunque cosa inerente all'efficacia comunicativa, perché era statica, non sto scherzando, aveva lo sfondo marroncino cacchetta e i caratteri erano gialli e rosa sullo sfondo marroncino, cioè un cazzotto comunicativo nello stomaco. Ma si era scritto quello che io ho riportato come incipit in questa slide, e che ho poi cancellato la parte dopo il ma per mantenere un po' il climax. Si era scritto: noi non facciamo traslochi, ci prendiamo cura dei tuoi ricordi. Punto. Se avessi la possibilità di dire una parolaccia, ma non la dirò, direi mosochmel, però ho detto che le parolacce non le dico, quindi non l'ho detta, ma tanta tanta roba, signori. Ci prendiamo cura dei vostri ricordi. Allora adesso faccio un forward, un salto in avanti, perché mi hanno detto di dire qualche parola in inglese perché fa più professional, e la riporto su di voi. Voi che siate installatori, distributori, piccole aziende o aziende strutturate che lavorate nel comparto della sicurezza, non vendete una telecamera, non vendete un controllo accessi, non vendete niente di tutte le cose che avete nei vostri listini, perché quelli sono solo degli strumenti funzionali a voi, semmai. Vendete un prodotto intangibile che è garantire un sonno tranquillo, oppure garantire l'incolumità o la possibilità di un genitore di poter vedere da una webcam suo figlio mentre è al lavoro o in un asilo. Poi Sofiantini mi dirà: ah, c'è un problema di privacy. D'accordo.
non vendete tecnicismi, vendete soluzioni. Ma attenzione, il cliente quando compra, premesso che avrei una trentina di slide, ma non so se riusciamo a passare alla seconda. Comunque, in tutti i casi, quando il cliente compra, il cliente innanzitutto è un cliente sempre più educato. Educato vuol dire che ha conoscenza di tutte quelle che possono essere le soluzioni, i prezzi. Un cliente che se oggi vuole può fare scouting sul web o può chiamare un qualunque vostro competitor. Un cliente che è già abbastanza sgamato, come direbbero a Milano, c'ha dell'usta, è sveglio e quindi semmai si fa fare due o tre preventivi comparativi. Un cliente alla stregua dell'esempio, a mio avviso eccellente, di TripAdvisor, che è un cliente che sceglie in funzione di una recensione. Disse una volta Oscar Wilde che quello che faremo nel segreto di una stanza saremo prima o poi costretti a urlarlo di notte sui tetti. Diceva Umberto Eco che un ubriaco al bar diceva una cazzata, lo sentivano in 5, sul web in 50.000. Cioè, tradotto, oggi paradossalmente l'offerta è ridondante rispetto alla domanda. Oggi siamo tutti professional, un team di professionisti competenti. C'era un sito, un'agenzia, credo si chiamasse Le Mentine, come le Zigulì, ricordo di 15 anni fa, che aveva fatto una pagina web comparativa dove analizzava i company profile di X aziende, tutte uguali, un team qualificato di professionisti. Cioè, una sbrodolata di autoreferenzialità, poi c'è chi ci mette da 30 anni sul mercato il tuo servizio, ma sono tutte parole che oggi, e più andremo avanti, mio parere ovviamente, avranno sempre meno valore, perché le persone non vanno convinte, non vanno persuase, vanno capite. Perché, ripeto, quando un cliente compra, e quello che stavo dicendo prima, la frase che dirò è scomoda, ma tendenzialmente, questo ripeto il mio punto di vista, un cliente compra quando riconosce di essere incapace. Adesso, se avessi te davanti in aula, un te ipotetico, ti guarderei e ti chiederei: te le sei fatte te le scarpe? Poi ne guarderei un altro di fianco e direi: l'orologio l'hai fatto tu? E le risposte sono ovviamente domande manipolative, retoriche, perché la risposta è no. Poi ti chiederei perché. Probabilmente mi abbozzeresti due o tre risposte X e poi ti porterei a dirmi perché non sono capace. Qualcuno ha provato anche a dirmi in passato perché non ho avuto il tempo, le tecnologie, ma io non credo che se avessi anche le tecnologie e il tempo, d'emblée a 30-40 anni tu impari a fare un iWatch. Comunque, o se non si chiama iWatch, come si chiama? Il cliente quindi compra quando è incapace. Nell'ambito dell'essere incapaci, i motivi macro, i due cluster, altra parola in inglese, i due grappoli, i due cassetti logici per cui una persona valuta un acquisto, in inglese sono pain o gain. Esempio, pain, dolore, gain, piacere. Io vi sto parlando da un PC HP, mettiamo che domani mi si spacchi il computer è uno strumento imprescindibile per me di lavoro, quindi io sono necessariamente obbligato a comprare un computer. Quindi la scelta, perché, ah certo, potrei farmelo io, ma non sono capace, quindi compro. La scelta d'acquisto quindi è dettata da un'esigenza, da un bisogno, da un pain, da un dolore. Discorso invece diverso, ricordo un collega, chiamiamolo Pippo, che aveva un computer perfettamente funzionante, ma la sua esigenza era, non lo giudico, che fosse un computer, di un computer più stiloso, più elegante, che si addicesse di più alla figura del consulente. Poi tra di noi era un consulente molto giovane che aveva pagato lo scotto per i primi 5-6 anni della sua carriera.
dell'essere non considerato credibile quando relazionava con imprenditori più grandi, quindi dal suo punto di vista comprare, facciamo una pubblicità trasversale, un Apple era garanzia di comunicare affidabilità, quindi pay no gain. L'acquisto del computer era un gain, perché lui aveva un computer che funzionava. Quindi è come dire, pensate a quante scarpe avete a casa, non credo che avrete un unico paio di scarpe invernali, uno diciamo primaverile estive e un paio di ciabatte. Quella sarebbe una scelta d'acquisto dettato da un pain. Allora diciamo che il 90% delle nostre scelte d'acquisto non sono realmente generate da un pain, ma sono prevalentemente generate da un gain. Quindi il vero lavoro di un commerciale non è spiegare al cliente perché la sua telecamera ha una definizione in pixel o è capace di leggere una targa 270 metri in controluce in un giorno in cui c'è l'aria rarefatta che ostruisce l'otturatore. Non lo so, sto dicendo delle cazzate, ovviamente. È capire quali sono le esigenze, cioè fare delle domande. Cadesse la connessione a internet, sembrerà banale, ma io vi assicuro che mangio e bene e anche la mia famiglia da più di 20 anni andando in giro a dire alle persone che devono imparare a comunicare con le domande. Un esempio in presa diretta, ne avrei 39 da farne. Vado a comprare, vero, se volete dopo stacco il cavo, vi porto in giro per casa con la mia webcam e vi faccio vedere la Ariston Hot Point a vapore, che è la lavatrice che ho comprato 2 mesi fa. Quindi vado in un negozio che vende ovviamente elettrodomestici, arrivo dal commesso del reparto, dico buongiorno, vorrei acquistare una lavatrice, chiedo scusa, e lui mi dice sì, guardi, sono là. Grande. Cosa stava facendo? Nel suo spazio di lavoro stava spostando 2 fogli. Capisco fosse stato con un altro cliente, ma non stava facendo niente. Comunque vada là. Perfetto. Io vado, compro, scelgo il modello da Utonto. Utonto è utente tonto. Io adesso non sono l'uomo medio che non sa far partire la lavatrice, però non è che mi sia messo a fare un benchmark, uno scouting, una ricerca comparativa tipo Segugio versione lavatrici. Avevo un Ariston Hot Point, ha funzionato per tanti anni, ho ricomprato da uomo medio un Ariston Hot Point. Però arriviamo al quibus. Arrivo, dico, guardi, io ho scelto quel modello lì, il commesso, che è uno spacciatore, mi ha detto, vuole questo che è in offerta 29,90 €? E questo era un filtro anticalcare. Al che io gli ho detto, no, grazie. Soprattutto poi, entrando nel merito delle domande, in una fase di approccio, come diceva l'Ilaria prima, che ha menzionato quella parola magica che è la fiducia, cioè l'acquisizione di fiducia, fare una domanda chiusa che presuppone un 50, è come la roulette russa, punto sul rosso, punto sul rosso o sul nero, ha un 50% di possibilità, ci piglio, non ci piglio. Quindi in una fase di approccio, come se andassi da una ragazza e le dicessi in un locale, ti va di bere una cosa insieme? E se mi dice no, che cosa faccio? Discorso diverso invece era, mi chiedevo se preferissi un margarita o un mojito. Domanda con l'opzione doppio binario, che dà già per scontato che tu voglia bere qualcosa con me. Ma questo sarebbe un corso di flirt, come dicevi Ilaria, di Ars Paraculi, quindi non è un altro corso. Quindi, cosa avrebbe dovuto fare il commesso? E qui, se fossimo adesso un po' interattivi, chiederei a voi di diventare il commesso. Ovviamente non lo siamo e quindi per economia di scala rispondo io. Il commesso avrebbe dovuto chiedermi, com'è l'acqua a casa sua? Perché uno mi ha fatto i cazzi tu. No, ovviamente. Com'è l'acqua a casa sua? E io, giuro, avrei detto, in che senso, mi scusi? Cioè, guardi, quando lei, ad esempio, fa un tè o cuoce la pasta, ci mette molto l'acqua a bollire. Al che, attenzione, andiamo sulla decodifica, la domanda ha lo scopo, il potere magico, lo diceva poi Socrate, non Fabrizio Badiali, di portare la persona a guardarsi da un'angolatura diversa, cioè a cambiare punto di vista, come meglio espresso, se non in modo magistrale, nel film L'attimo fuggente.
Sono salito in piedi sulla cattedra e il mondo da qui appare diverso. Cioè imparare a guardare le cose dal punto di vista dell'altro. Chi sarà mai l'altro? Il cliente. Il ruolo quindi del commerciale nella simulazione del nostro amico commesso era di chiedermi com'è l'acqua, al che io avrei risposto non lo so. Allora ricolleghiamo i tasselli alla stregua delle briciole di pollicino che io sto mettendo a terra. Abbiamo detto che il cliente compra? Sì, tu come ti chiami? Giulio, grande, quando non è capace. Bravo Giulio.